camminare in questo bosco di castagne sulle alte acquane, cammina, mi continuavo a interrogare, no? Facendo questa domanda interiore, e a un certo punto sento che questa domanda va sullo sfondo e mi ritrovo proprio in uno stato di presenza naturale, di espansione dei sensi. Quindi finisce questo sentiero, si apre lo spazio, diciamo, su una radura, alzo gli occhi al cielo e mi vedo queste due aquile che volteggiano. E quello lì è stato, ricordo, come uno dei momenti più transpersonali della mia vita, che, usando un termine transpersonale, appunto, ho avuto una peak experience. E in quel momento mi direte cosa hai visto, ho avuto la visione di questo, del modello sinergico di Pierre. E mi è apparsa questa visione e lì ho avuto una piccola illuminazione, diciamo. Ho capito che avrei dovuto sviluppare una tesi e un lavoro sulla presenza e che appunto c'era questa mappa che era. C'erano già scritte tutte le linee guida da seguire per poter realizzare questo lavoro. E, ecco, quindi ecco, l'intento, diciamo, di questa tesi è proprio quella di fornire una chiave di lettura della presenza in linea con la visione della biotransfer energetica e di fornire anche gli strumenti utili per poterla applicare da parte degli studenti o di chiunque sia interessato all'interno del setting terapeutico. E diciamo che all'inizio questo lavoro sembrava così molto impegnativo, diciamo, si poneva come meta appunto una cosa abbastanza impegnativa, ma proprio camminando passo passo sono riuscita a sviluppare le varie sezioni di questa tesi e diciamo che per ogni sezione potremmo parlare a lungo, potremmo fare una trattazione solo su ciascuna sezione. E quindi oggi mi invento a cercare di essere sintetica, cioè di darvi, diciamo, gli spunti essenziali, no? per farvi cogliere un po' quello che è questo lavoro nel suo complesso. E quindi ecco, ho iniziato questa tesi inizia con alcuni dei capitoli introduttivi che hanno a che fare con quelle che sono le prospettive culturali e scientifiche relative alla presenza. Il primo capitolo inizia trattando delle varie tradizioni sapienziali, quindi derivanti dalla filosofia perenne, che si sono approcciate alla presenza. Diciamo che ci sono dei concetti essenziali di quelli che sono, diciamo, l'essenza del taoismo, del confucianesimo, del buddismo, in particolare della tradizione Zen, diciamo per mia vicinanza personale a livello di formazione umana e spirituale e professionale. Diciamo che prima della scuola ho avuto modo di approfondire lo studio di questa tradizione, ho praticato, diciamo, questa presenza in diversi ritiri, Wisin, Satori, e diciamo ho fatto esperienza in diretta di quello che è. E, ecco, diciamo che il minimo comune denominatore che ho trovato, che diciamo collega tutte queste diverse tradizioni, è quello che ci dice che per fare esperienza diretta della realtà, quindi per poter cogliere quell'essenza ultima della realtà, che è quella quiddas, no? Come la chiamano i buddhisti, no? Connessa alla fattualità delle cose così come sono. Tutte le tradizioni ci dicono che dobbiamo lasciare andare queste categorie mentali, questa attività della mente, non potremmo dire il dialogo interno in cui siamo costantemente ci permea, no? Quindi quell'attività frenetica, compulsiva, potremmo dire del nostro superego. E quindi nel momento in cui noi smettiamo di giudicare, smettiamo di avere preferenze, smettiamo di avere opinioni, smettiamo fondamentalmente di dividere la realtà e di tracciare i confini che poi sono la base della nostra sofferenza, possiamo cogliere questa realtà ultima. E quindi qui abbiamo la mappa del modo interiore che è, diciamo, un sistema operativo, no? che la BTE fa per, diciamo, passare da questa coscienza razionale a la coscienza circolare, la coscienza dell'unità.
quella mappa che ci, quindi quello sguardo sulle cose che ci consente di fare di due in uno e quindi di trascendere, includere, trascendere gli opposti. Ecco, e attraverso questa mappa appunto possiamo passare dalla prima alla seconda attenzione e cogliere così quel versante nascosto, quel versante scordato delle cose. E possiamo così arrivare a cogliere la luce nell'ombra, l'ombra nella luce, e tornare quindi a trovare la via che ci ricollega a questa unità. Ecco, ora calo il sipario su questa sezione perché appunto se ne potrebbe parlare a lungo e lo riapro parlandovi del, diciamo, del collegandomi appunto alla parte che è il secondo capitolo introduttivo della presenza, che ci parla, viene trattata la presenza nel, al di là, come la presenza al di là del tempo, no? Quindi l'eternità del tempo e l'infinità dello spazio. E già dal 1915, con la teoria della relatività di Einstein, abbiamo visto come massa, tempo e spazio non sono più dimensioni assolute, ma diventano dimensioni interdipendenti, e quindi che il fenomeno osservato dipende dal sistema di riferimento che lo guarda, quindi dal modo e con cui io guardo, dallo stato di coscienza con cui io guardo le cose, diciamo su un piano virtuale, come ci dicono queste teorie, c'è questa caduta delle particelle virtuali che collassano e vanno a creare, a materializzare la realtà che osservo. Ecco, e questo per dirvi appunto che quell'assunto della filosofia perenne, il mondo, no? Di ciò che sogni, ci dice semplicemente che stando qui e ora e cambiando lo stato di coscienza che ho in questo momento, posso creare la realtà che desidero. E quindi a questo proposito, a proposito di sogni, volevo citarvi Wilber, che ha fatto un lavoro bellissimo raccogliendo appunto il materiale su quello che è il concetto di tempo, e ci dice che appunto passato e futuro sono delle illusioni. Lui le definisce come confini simbolici che vengono sovrapposti all'eterno adesso, no? Quindi diciamo che dal modo in cui io registro all'interno della mia memoria, della mia coscienza, dei fatti del passato, diciamo che cambiando quindi qui e ora questo modo cronicizzato di vedere degli eventi del passato, quindi riallineandomi con questa legge della trasformazione e rimettendo in armonia il mio trans, io posso riscrivere il passato e così scrivere il mio futuro. Ecco, quindi va da sé che, come ci dicono molti autori, tutte le patologie neurotiche, ansiose, appunto, sono date da uno spostamento temporale nel futuro, o le patologie depressive, appunto, sono date da uno spostamento temporale nel passato. Quindi, se io riesco a radicarmi sempre più in questo momento e mi accorgo del modo in cui manco questo istante, ecco, posso trasformare questa mia percezione del tempo e posso collocarmi qui ora oltre questo spazio qui. L'ontologia della presenza, che fondamentalmente è qualcosa di cui si può fare su esperienza, ma non se ne può parlare, che appunto presenza è quello stato di coscienza che è connesso a questa matrice essenziale. Quindi questo zero, questo luogo dell'essenza, questo luogo in cui nascono e si dissolvono tutte le forme. E quindi nel momento in cui io sono qui, quindi attivo questo stato di coscienza, mi posso accorgere che esisto prima di tutte le maschere, prima di tutte le subpersonalità, prima di tutti i ruoli che ricopro nel mondo. E quindi ancora prima delle parole che mi arrivano, delle emozioni che sento, che posso accorgermi che sono allenato da questa scintilla divina, no?
appunto quel soffio mitrato, come già veniva definito da Platone, che va a accendersi dentro di me come un faro, no? E che va quindi a illuminare tutti i livelli del mio corpo-mente. E quando mi accorgo di questo, posso dire veramente che sono qui, e questo è il mio luogo. All'interno del setting di terapia, ovviamente, più il terapeuta riesce a calarsi in questo spazio, e quindi operando di transe con l'altro riesce a espandere la sua coscienza e calarsi qui, più ovviamente sarà il processo terapeutico, sarà più curativo, perché ci sarà, diciamo, più efficacia nell'azione, quanto i contenuti che sono nel campo saranno più facilmente processati. Quindi poi successivamente passo a trattare di quella che è l'epistemologia della presenza, parlo qua delle varie mappe, modelli relativi alla presenza, e ora non sto a citarli tutti, ne dico solo alcuni: c'è la mappa del cerchio e del quadrato, c'è il toroide, ci sono i tre cardini dell'atto sacro. Oggi volevo fare due accenni a quella che è la mappa dello psicodramma integrale, perché in questa mappa, diciamo, secondo me emerge quella che è un po' la peculiarità della biotrans energetica nel trattare questo, diciamo, questo tema, che è appunto questa matrice archetipica, no? Che va, diciamo, a sostenere, a nutrire attraverso le sue qualità questa presenza naturale. E guardando le altre scuole di psicoterapia, ad esempio le scuole cognitivo-comportamentali, ci parlano di processi bottom-up e bottom-down, la bioenergetica ci parla di presenza essenzialmente come grounding nel nostro corpo, la gestalt, quella che si avvicina un po' di più, perché la presenza la usa come, diciamo, pilastro del suo lavoro, ci parla del ciclo di contatto e del ciclo di consapevolezza. Le tecniche rogersiane hanno questa pratica del focusing, no? per diciamo collegarsi, però quello che non ho trovato è questo, diciamo, questo contatto con questa matrice essenziale che abbiamo in grazia energetica. E quindi ecco, ho approfondito, diciamo, all'interno delle forze archetipiche, quella che, diciamo, maggiormente va a sostenere questa dimensione, che è la forza archetipica di Osciossi, questo principio della vita, no? che ci anima, che è connesso a questo elemento vegetale che porta, no? La forza delle piante che curano, e la figura, diciamo, dell'indio della foresta amazzonica, del caboclo, che incarna questo stato di presenza naturale, no? Esprime in un certo senso quelle qualità primigenie, no? di questo contatto con questa dimensione. Più perché lo studio di queste qualità, dell'essenza, sono un po' quelle che hanno caratterizzato il mio percorso fino ad oggi. Diciamo, ho studiato le qualità dell'essere avvicinandomi alla tradizione sufi, no? della Taif, come li chiamano, delle essenze, e allo studio delle idee sacre dell'enneagramma, diciamo, della parte esoterica dell'enneagramma di Almas. Quindi ho, diciamo, preso in analisi le varie qualità, e in particolare ho preso in analisi quello che è il significato esoterico del sigillo di Osciossi, no? Che è racchiuso, quindi queste cinque linee che sono, chiamate le cinque essenze della vita, che portano appunto la qualità della fermezza, della determinazione, del radicamento, della volontà e dello scambio, e che poi vanno a riassumersi e a, diciamo, esprimere la direzione attraverso questa freccia, no? Che rappresenta un po' quella freccia che spocca dal cuore del caboclo, diciamo, quel processo di individuazione del sé, come chiama Jung, no? E quindi, diciamo, che si colloca a metà tra processo e struttura, tra intento e campo, no? E quindi esprime quella che è la direzione del sé, dell'uomo, quando riesce a individuarsi, no? A procedere con fermezza sul cammino del sé, a trascendere, diciamo, tutti i bisogni, i desideri, gli attaccamenti su quello che è a noi. Ok,
calo il sipario su questa parte e passo alla sezione dopo, che ha a che fare con la fenomenologia della presenza, giusto qualche parola su questo. Appunto, la fenomenologia della presenza, quelli che sono i contenuti, le strutture e i processi, no? Quindi in questa parte parlo della presenza come il flusso interconnesso, quindi quel flusso interconnesso che alcuni chiamano non fluence, no? Adesso che scorre, no? Non costanza, adesso che è, che si allinea con questa legge dell'incessante trasformazione delle cose. Se ad esempio ci parla di eterna coscienza, Schrödinger dice presente è una cosa che non ha fine. E in BT abbiamo una mappa che è quella della psicodinamica del processo interiore, in cui proprio vediamo come questa presenza che ci attraversa va ad attivare gli elementi dentro di noi e quindi a, diciamo, a riorganizzare quelle che sono le nostre modalità sensoriali, percettive, emozionali all'interno del nostro corpo mente. E poi passo a trattare quella che è la metodologia della presenza, e qua appunto sono un po' spiegati quelli che sono i pilastri della trasformazione, le chiavi di consapevolezza, le quattro fasi dialogiche e le cinque categorie maglietti. Sto a parlare per un po' di tempo e passo direttamente alle pratiche terapeutiche. E appunto ho preso le analisi e le pratiche che sono connesse a questa forza archetipica di Rossi, diciamo le ho sottoclassificate, no? A seconda degli aspetti che vogliono, della presenza che vogliono mettere in evidenza. Sono pratiche sulla presenza che mettono in evidenza questo contatto con la matrice essenziale, quindi per esempio lì abbiamo il passaggio dello zero, anche pratiche come non fare, pulsazione, appunto pratiche che mettono in evidenza l'aspetto della presenza legato come veicolo dei segni, legato a Mundra Mantraianca, l'integrazione di TE, abbiamo i quattro riconoscimenti, abbiamo pratiche connesse alla presenza come continui temporali, per esempio la ricapitolazione. Poi abbiamo pratiche della presenza, no, che vogliono lavorare per andare oltre, no, quindi sul senso di identità, oltre le varie maschere sulle personalità, ad esempio le pratiche con lo sguardo, ad esempio le maschere, non nessuno c'è un'omia. E poi appunto abbiamo anche pratiche che mettono in evidenza questo, diciamo, come veicolo delle qualità nel sé. E, ad esempio il corpo del sogno, muoversi nel flusso, i cerchi di medicina, ma anche le pratiche del tocco, gli usciossi. Ecco qua ho aggiunto, in questo lavoro ho aggiunto una pratica che è l'inquiry, spero che Pier non si rivolti in una sedia, ma è un po' il destino del fondatore. diciamo che l'ho riadattata un po' in dimensione di TIE attraverso diciamo l'inserimento del tamburo e dei sonagli anche per facilitare il cambio di trance. Questa pratica dell'inquiry è sostanzialmente una pratica di meditazione rivalta, si può dire che è un'autocattazione sui cinque livelli di sì, cioè è guidata però da una domanda esistenziale, no? Diciamo psichica esistenziale, psichica intesa come psiche. Esempio, come hai vissuto una casa? Come hai vissuto il sostegno nel tuo ambiente di origine? Qual era l'atmosfera? Porta qui ora, no? Senti qui ora su 5 livelli fortemente e esplora e comunica quello che succede adesso al tuo partner. Ecco, questa è l'unica che ho aggiunto, perché mi sembrava molto interessante per questo lavoro.